In questo video, forme e grammature dei galleggianti. A savette con il pane. A cavedani con lo stick float. A Barbie con i lombrichi. I migliori corsi d'acqua della pianura padana sono gli affluenti del Po che scendono dalle Alpi e che garantiscono prosperità ai terreni agricoli di Piemonte, Lombardia e Triveneto. In questi fiumi vive una grande varietà di pesci, dal mitico storione alla piccola alborella, che attirano in ogni stagione numerosi appassionati di pesca sportiva a cimentarsi con la loro cattura. In questo video, Mario Molinari ci guiderà alla scoperta di una delle tecniche di pesca che predilige, quella con canna e molinello alla passata, alla ricerca di savette, cavedani e barbi. Il metodo di pesca alla passata è tra i più popolari sistemi di pesca nelle acque italiane. L'utilizzo delle canne cosiddette bolognesi, sviluppate appunto dai pescatori felsinei, con l'uso del mulinello e degli anelli scorrifilo, permette di pescare a molti metri da riva. E da quando la nostra nazionale ci ha vinto degli allori sia a livello individuale che a livello di squadra, molte nazioni si sono adeguate a pescare con questo metodo, che sta diventando sempre più popolare in tutta Europa. Il fiume dove andremo a pescare è l'Adda, nei pressi di Lodi, in un tratto gestito dalla locale Associazione Pescatori Dilettanti. Con passione e competenza, l'associazione provvede periodicamente ad accurati esami idrobiologici e a mirati ripopolamenti per equilibrare la fauna ittica presente. Ecco i galleggianti più comuni per la pesca alla passata. Ma ascoltiamo da Molinari come sceglierli correttamente. La scelta della forma e della grammatura del galleggiante dipende dalle caratteristiche di profondità e corrente del luogo di pesca. Nelle acque molto veloci è senz'altro da preferire una forma molto raccolta come quella di questo galleggiante, che ha anche la prerogativa di avere un anellino proprio alla sua sommità, per permettere al pescatore di operare quella costante trattenuta della lenza che fa sempre procedere l'esca prima della piombatura stessa. Nelle acque invece molto lente o anche abbastanza profonde è senz'altro consigliabile utilizzare un galleggiante molto più affusolato, perché la fusolatura della forma del galleggiante consente maggior sensibilità e una presentazione dell'esca sicuramente più efficace. Anche nella scelta della grammatura del galleggiante bisogna rapportarsi a quelle che sono le condizioni del luogo di pesca per velocità della corrente e profondità del letto del fiume. È naturale che scegliendo un galleggiante sovradimensionato per una veloce corrente del basso fondale, sicuramente il numero delle boccate non potrà essere certamente quello che si ottiene con un piccolo galleggiante come questo, che permette una presentazione dell'esca sicuramente ottimale. Quindi io consiglio sempre di non esagerare mai nell'uno o nell'altro senso e di dare magari qualche minuto di tempo in più alla ricerca del perfetto equilibrio della lenza, piuttosto che cominciare a pescare in modo sbagliato con una lenza che si crede assolutamente imbattibile. Forme di galleggianti quindi più affusolate per acque lente e profonde, più compatte e tondeggianti per quelle basse e veloci.
Due pacchi di pane macinato a grosse scaglie, amalgamato con pastura da fondo al formaggio, sono l'ideale richiamo per trattenere i pesci sulla passata del galleggiante. Una accurata miscelatura, effettuata aggiungendo acqua a piccole dosi, darà alle farine la giusta consistenza perché il composto raggiunga il fondo e, sciogliendosi lentamente, rilasci il pane in particelle grandi proprio quanto quelle innescate all'amo. Un sasso, conglobato nella palla di pastura, faciliterà il suo affondamento nel punto voluto e la tratterrà sul fondo fino a completo scioglimento. Alcune palle della dimensione di un'arancia sono più che sufficienti per verificare in poco tempo se ci sono pesci in zona e se gradiscono l'offerta di cibo. Il pane da innesco sarà la bianca mollica dei tramezzini, pressata e conservata nella plastica per alimenti per mantenerla soffice. Nella pesca con il pane, uno dei più grossi problemi per il pescatore è sempre stato quello di non poterlo innescare su ami di ridotte dimensioni. Gli inglesi, che sono dei cultori in questo metodo di pesca, hanno trovato il modo di poterlo innescare anche su ami piccolissimi grazie ad un piccolo attrezzo di loro invenzione che, fornito in svariate misure, permette di punzonare dei piccoli pellet di pane e di porli anche su un amo del 22. Capirete che naturalmente un innesco così fatto ha una grande tenuta all'amo, consente di lanciare a discrete distanze, ma nello stesso tempo di produrre una particella di pane assai simile a quelle che si rilasciano dalla palla di pastura che viene lanciata preventivamente nel luogo di pesca. Sono due ore che pesco in questo tratto del fiume, ma purtroppo le savette sono tutte di piccola taglia. Ho deciso di spostarmi a monte, nella speranza di trovare esemplari di più grossa taglia. È sorprendente che a soli 20 minuti dal caos della Grande Milano ci siano oasi come questa, dove rilassarsi a contatto con la natura. Molinari ha assestato nuovamente l'attrezzatura e ha già pasturato la linea di pesca sulla passata della lenza. Innesca con cura il pane e va alla ricerca di una nuova cattura. Il galleggiante è affondato. Pronta ferrata e il pesce in canna. Questa volta è un discreto cavedano che affiora in superficie e lentamente viene recuperato fino al guadino. Alla ricerca di qualche bella savetta, Molinari cambia posto
prima di pasturare effettua alcune passate per determinare la profondità del fondale e far sì che l'esca sfiori il letto del fiume senza incagliarsi. Con le savette, la corretta posizione del galleggiante sulla lenza è fondamentale e un aggiustamento anche di soli 20 cm fa spesso la differenza. Lanciata una palla di pastura ben compressa, ricomincia a pescare. Eccola finalmente. La savetta è stata ingannata dall'esca ben presentata e ora sfoga la sua tipica combattività, che la fa apprezzare dai pescatori quale pesce tra i più sportivi da catturare con il metodo della passata. La scelta della lunghezza della canna è in stretta relazione sia alla profondità del fondo, sia alla lunghezza della passata da effettuare. Semplificando, si può ottimizzare l'uso di una 5 metri fino a 3 metri di fondo, di una 6 metri fino a 4 metri di fondo e di una 7 metri per i fiumi di grande portata. L'azione della canna dovrà essere tanto più rigida quanto più aumenta la sua lunghezza, affinché non si perda la prontezza di reazione alla ferrata, che è il requisito essenziale per allamare il pesce all'affondamento del galleggiante. Con una bolognese di 6 metri si riesce a pescare con efficacia nella maggior parte dei nostri fiumi, ma vi consiglio col tempo di completare la vostra attrezzatura con una 5 ed una 7 metri. La 5 metri vi sarà molto utile per pescare sui bassi fondali, mentre la 7 metri diventerà indispensabile per le acque profonde e per controllare al meglio la corsa del galleggiante anche a molti metri di distanza da riva. I galleggianti da passata devono avere antenne ben visibili e devono essere intercambiabili in modo da poterne scegliere il colore in base al luogo di pesca. Un mulinello a bobina coperta, totalmente privo di sporgenze, è adatto per l'uso dei monofili sottili, ma l'ultima generazione di mulinelli a bobina conica è senz'altro da preferirsi, per la facilità di lancio che garantiscono nella pesca a una certa distanza dalla riva. Siamo ora ai bordi della veloce corrente di un ampio ghiaretto, a monte della cittadina cremonese di Pizzighettone, dove la profondità dolcemente degradante obbliga a entrare in acqua e predisporre in modo razionale la propria attrezzatura. Le esche, gli ami, la fionda, il guadino e una lunga nassa a portata di mano renderanno le operazioni di pesca assai più agevoli. Il galleggiante più adatto in queste situazioni è lo stick float, bloccato sulla lenza con tre guainette in gomma. Queste lo rendono facilmente intercambiabile con modelli di maggiore o minore portata di piombi, in ogni momento della battuta di pesca. La lenza sarà composta da pallini sferici di diametro decrescente dal galleggiante verso l'amo e avrà così la prerogativa di calare lentamente verso il fondo, dando all'esca la massima naturalezza e un elevato potere catturante. Fondamentale è lanciare una dozzina di larve ad ogni passata per mettere i pesci in competizione tra loro ad accaparrarsi il cibo. Così facendo essi perderanno buona parte della loro naturale diffidenza e avremo un buon numero di abboccate. Vi consiglio sempre di lanciare la lenza dopo aver pasturato, facendo in modo che l'amo scenda con i bigattini portati dalla corrente nel modo più naturale possibile. Per l'innesco bisogna scegliere le larve più grosse e infilarle all'amo delicatamente sotto pelle per non ledere la loro vitalità.
L'arresto della corsa del galleggiante, che si ottiene fermando la fuoriuscita del filo dal mulinello, fa sollevare la lenza, mentre il suo rilascio la fa ricadere verso il fondo. Così facendo, l'esca ha un andamento altalenante, come se fosse influenzata da spinte diverse della corrente. Questo dare vita all'esca, con movimenti della canna e della lenza, è quello che nel gergo dei pescatori si definisce invito. La tecnica di sottrarre l'esca per poi rioffrirla provoca nel pesce una reazione aggressiva e per questo è spesso il segreto per un buon numero di catture. Il galleggiante è affondato e una pronta ferrata fa curvare la vetta della canna. Un lento recupero per vincere la resistenza del pesce ed ecco che un discreto cavedano, ormai privo di forze, si lascia trascinare sulla superficie dell'acqua. Con delicatezza, Molinari lo cattura e usando lo slamatore lo libera rapidamente dall'amo. Spesso pescando in gareto, anche un solo bigattino innescato su di un amo grande e pesante viene sistematicamente rifiutato e si finisce così per credere che di pesci non ve ne siano. Quasi sempre invece il cambio con un amo più piccolo ed un terminale più sottile vi farà immediatamente ricredere. Dopo la sostituzione dell'esca con un nuovo vivace bigattino, ha inizio un'altra passata. Il galleggiante affonda nuovamente, ma all'amo resta catturato un pesciolino minuscolo. L'alborella, che ha inghiottito voracemente l'esca, è una guastafeste, perché è sicuramente in compagnia di un affamato branco di suoi simili. Non resta quindi che cambiare esca e passare al caster, che va innescato facendo penetrare l'amo bene all'interno per garantire una buona tenuta al lancio. Quest'esca è la crisalide del bigattino e di solito viene rifiutata dalle alborelle. Con l'uso della fionda, una manciata di caster viene lanciata a monte, in modo da attirare i cavedani nuovamente in zona. Un lancio sotto mano e la lenza si distende sulla scia della pastura, prendendo rapidamente il fondo. Molinari guida la corsa del galleggiante nella corrente, tenendo il filo in costante tensione, finché una boccata convinta lo fa immergere. Questa volta la preda non è certamente un'alborella, perché la canna ha un sussulto. Un altro cavedano sta mettendo a dura prova la resistenza del sottile terminale. Con calma, Molinari lo lascia sfogare. Solo quando, dopo alcuni violenti tentativi di fuga, la bocca emerge dall'acqua, è certo della sua resa incondizionata. Il paziente recupero è decisivo per la cattura, soprattutto quando l'amo penetra appena in punta di labbro. Ci siamo spostati di fronte a una vecchia prismata con l'obiettivo di catturare qualche barbo. Per prima cosa si misura la profondità. Il galleggiante che emerge indica che parte della piombatura striscia sul letto del fiume. Useremo una goccia di piombo plastificata, un terminale dello 012 e un amo del numero 8, ideale per l'innesco di lunghi lombrichi d'acqua che si possono raccogliere proprio sulle rive del fiume. Il lombrico d'acqua va innescato per la testa fino a coprire interamente il gambo dell'amo. Questo non tanto per nascondere l'amo stesso, quanto per fornire una sufficiente tenuta al lancio della lenza. Il resto del corpo verrà lasciato libero di contorcersi, per creare quella naturalezza di movimento fondamentale per rendere l'esca credibile. La goccia di piombo utilizzata, di circa 2/3 della portata del galleggiante, serve proprio a far lavorare l'esca a stretto contatto col fondo, dove gli ostacoli naturali offrono ai pesci un riparo dalla corrente.
L'uso di una canna di 7 metri facilita sia il lancio sia il controllo della lezza, anche a decine di metri di distanza. Il galleggiante è affondato, la risposta è immediata e il pesce è allamato. Il barbo è un instancabile nuotatore delle correnti più impetuose e di conseguenza è un avversario molto impegnativo. Quando esaurisce la sua combattiva resistenza e si lascia trascinare verso il guadino, si può osservare la particolarità del suo apparato boccale. Le labbra pronunciate e carnose sono tipiche di tutti i pesci che si alimentano di larve acquatiche frugando fra i sassi del fondale. Il barbo è considerato una delle specie d'acqua dolce più eleganti e armoniose per la bellezza della sua livrea dalle squame dorate, con le pinne che negli esemplari adulti tendono al rosso. I barbi vivono in branchi numerosi e quando se ne cattura uno è quasi certo che una colonia di pesci ha scelto quel tratto di fiume come residenza stabile. Non sarà pertanto difficile catturarne altri e bisogna saper sfruttare il momento favorevole. Il lancio con una 7 metri richiede un'impugnatura della canna a due mani per caricarla della potenza necessaria a far giungere la lenza nel punto voluto. Nuova passata, nuova ferrata. Il pesce ha abboccato a notevole distanza. Per recuperarlo, Molinari tiene la canna bassa sull'acqua, in modo che la preda si avvicini al guadino restando sul fondo. Tenendo la canna alta, si rischierebbe invece di portarlo a galla troppo lontano, e questo aumenterebbe le probabilità di perderlo. Per pesci così pieni di vitalità è sempre necessario l'uso del guadino. Un suo errato impiego può però diventare rischioso ai fini della cattura. Dovremo lasciare alla canna il compito di stancare la reazione del pesce. Solo quando questo sarà privo di forze e abbandonerà la lotta lo trascineremo verso il guadino, che sarà fermo ad attenderlo in una posizione conveniente. Mai fare l'errore di seguire la preda con il guadino, perché ciò provocherebbe un'ultima disperata reazione che potrebbe farcela perdere a giochi ormai fatti. In questo tratto molto profondo non ho utilizzato alcun tipo di pastura, in quanto i lombrichi d'acqua sono un'esca naturale che i pesci trovano facilmente nel fiume trasportati dalla corrente. Un'altra ottima esca alternativa e poco conosciuta è la pastella, a base di formaggio, pane e farina di crisalide. Ora vi mostrerò come prepararla. La preparazione della pastella è un'operazione semplice. Si tratta di aggiungere acqua a piccole dosi a farina di crisalide, pane e formaggio, che vanno precedentemente miscelati sino ad ottenere un impasto omogeneo. Per la pastura da innesco si aggiunge a una parte della miscela un po' di farina bianca
fino a raggiungere una giusta consistenza che tenga bene all'amo. Come pasturazione, Molinari forma delle palle con un piccolo sasso compresso dentro di esse, che ne faciliterà il rapido affondamento anche con forte corrente. Poi, utilizzando la fionda, ne lancia alcune sulla linea di pesca. Con cura, applica sull'amo una pallina grande come un acino d'uva. Sia i cavedani sia i barbi gradiscono quest'esca dal forte profumo. Pescando con la pastella, bisogna togliere qualche pallino di piombo dalla lenza, in modo da bilanciare il peso dell'esca che altrimenti farebbe affondare il galleggiante. La passata va eseguita in costante trattenuta del galleggiante. Quando questo va giù, l'immediata ferrata mette in risalto l'elasticità della canna. Un lento recupero è ancora una volta l'arma migliore per vincere la resistenza del pesce, che questa volta sembra non avere nessuna intenzione di staccarsi dal fondo. La bocca spalancata che affiora è il marchio di fabbrica di un altro cavedano, un pesce di circa mezzo chilo, ultimo successo di una bella giornata. Tanti anni di pesca su questo fiume mi hanno insegnato a conoscerlo bene, ma se mi capita di vedere un pescatore che cattura molti pesci, mi fermo sempre ad osservarlo. È un consiglio questo che mi sento di darvi, perché nel nostro sport c'è sempre da imparare, ed in particolare nella tecnica di pesca alla passata, anche se esistono delle regole di base, c'è sempre qualche imprevisto pronto a smentirle. E forse è proprio questo il bello del nostro sport, dove nulla può essere dato per scontato.